Romano Minardi, esperto e docente della NUSCA, la residenza per le persone straniere perché è un diritto ancora sottovalutato e perché a suo avviso vi è un'applicazione non uniforme di questo diritto fondamentale. Direi che più che un, diciamo, un diritto sottovalutato è negato spesso. Il problema è che con i cittadini stranieri, che sono una categoria piuttosto debole, insieme con le persone più povere, le persone senza fissa dimora, i comuni hanno un atteggiamento non sempre corretto, non sempre in conformità alla legge. La legge italiana è molto chiara e anche tutela, è in grado di tutelare queste persone, perché il testo unico delle leggi sull'immigrazione, la famosa legge Bossi-Fini, dice chiaramente che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti hanno il diritto, cioè devono proprio essere iscritti all'anagrafe alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Purtroppo il problema dell'immigrazione è un problema molto, molto importante, molto, diciamo, affrontato in maniera ondivaga dalla nostra politica, tra, diciamo, accoglienza e respingimenti, e quindi ci sono dei comuni che a volte anche per motivi politici, ideologici, tendono a mettere degli ostacoli. Ma l'iscrizione anagrafica è fondamentale, perché dall'iscrizione anagrafica dipendono tutti i diritti previsti dalla Costituzione. Lo ha chiarito in maniera esemplare anche la Corte Costituzionale con la sentenza 186 del 2020, che è poi quella famosa sentenza che ha abrogato il decreto Salvini, considerato contrario alla Costituzione. Ed è evidente che senza l'iscrizione anagrafica intanto c'è un vulnus nei confronti della sicurezza e dell'ordine pubblico, perché bisogna registrare le persone per poter avere questo, diciamo così, questa garanzia anche di sicurezza. E poi, ripeto, non ci sono diritti. Per chi non è iscritto all'anagrafe, compresi i cittadini italiani, non c'è diritto alla sanità, non c'è diritto ai servizi sociali, non c'è diritto al lavoro, non ci sono neanche diritti all'identità, perché non si può ottenere la carta d'identità. Il 26 maggio parliamo di digitalizzazione e inclusione. In che modo la digitalizzazione può dare una mano per un'applicazione corretta delle norme anagrafiche anche per i cittadini stranieri ed evitare così la richiesta di documentazioni non dovute? Ci può fare un esempio? Dunque, prima parlavo degli ostacoli che a volte vengono proprio messi da alcuni comuni, da alcune amministrazioni al diritto all'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, che in realtà si estende un po' a tutte le categorie deboli, perché la preoccupazione dei comuni, che potrebbe essere da una parte comprensibile ma dall'altra è inaccettabile, è quella di avere un peso eccessivo sulle spese sociali. Quindi quali sono le categorie che a volte purtroppo vengono penalizzate? I più poveri. Io spesso dico che il razzismo nel nostro paese non è nei confronti degli stranieri, ma nei confronti dei poveri. Se poi il povero è anche straniero, allora le cose diventano ancora più problematiche. Quindi diciamo che questo sistema di digitalizzazione, grazie alla banca dati nazionale dell'anagrafe, la NPR, consente di eliminare molti di quei documenti inutili che i comuni hanno aggiunto, per creare ostacolo al diritto all'iscrizione anagrafica. E infatti questo sistema è un sistema nazionale che è già attivo in tutti i comuni. Oggi è possibile fare tutte le domande di mutazione anagrafica, quindi trasferimento da altro comune. Domani, alla fine dell'anno probabilmente, saremo pronti anche con l'iscrizione anagrafica, quindi la domanda di iscrizione dall'estero. E qui ci sarà anche un grande vantaggio per i cittadini stranieri, che naturalmente, se hanno delle difficoltà, diciamo, sul piano digitale, dovranno anche essere aiutati dalle associazioni, da coloro che tutelano questa categoria di persone più deboli, e potranno fare una domanda online da remoto senza fare la fila allo sportello, ma soprattutto evitando che il comune chieda documenti che non sono previsti. Esempi ce ne sono tanti: ci sono comuni che chiedono addirittura il reddito a persone che hanno un permesso di soggiorno, cittadini stranieri con un permesso di soggiorno, quindi regolarissimi, regolarmente soggiornati, ai quali non si deve chiedere null'altro se non il permesso di soggiorno e il passaporto, documento equipollente. Chiudiamo con l'emergenza ucraina. Che cosa è necessario per consentire l'iscrizione anagrafica ai profughi di guerra ucraini che hanno la ricevuta del permesso per protezione temporanea? E in questo caso lo Stato italiano non ha adottato dei provvedimenti specifici a tal punto di vista anagrafico. C'è un decreto che gli dà loro dei diritti, quali il diritto alla sanità, al lavoro. Un decreto specifico, proprio speciale per questa categoria di persone, però dal punto di vista anagrafico gli ufficiali d'anagrafe li trattano come tutti gli altri cittadini stranieri, quindi quei pochi, perché pare che siano una minoranza, che fanno domanda di protezione internazionale, quindi domanda di asilo, hanno diritto all'iscrizione anagrafica anche solo con la ricevuta della domanda, mentre invece coloro che
fanno domanda di protezione temporanea, che è il permesso di soggiorno che temporaneo che hanno istituito appositamente per loro, naturalmente devono aspettare il permesso di soggiorno, perché non abbiamo nessuna normativa specifica, neanche una circolare, che ci dia appunto la possibilità di iscriverli prima di avere il permesso di soggiorno. Il problema sono quelle questure che impiegano un po' troppo tempo per rilasciare questo permesso.